giorno solenne e fondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli esprimiamo le nostre miserie. Dal trono di clemenza dove siede Regina, volgi, Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull'Italia, sull'Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, Madre, quanti pericoli nell'anima e nel corpo, quante calamità e confusione ci costringono. O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio Divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostra per tutti quale sei, Regina di pace e di perdono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. È vero che mentre vivi, mentre i figli, con i peccati torniamo a crocifiggere il cuore nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore. Lo confessiamo, siamo dei demoni, dei più aspri castighi. Ma tu ricordati che sul Golgota raccogliesti col sangue divino il testamento del Redentore moribondo che dichiarava: Madre nostra, madre dei peccatori. Tu dunque, come madre nostra, sei la nostra avvocata, la nostra speranza. E leggermente stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando: Misericordia, o Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani e pur offendere il cuore amabile del tuo figliuolo. Pietà oggi gloriamo per le nazioni italiane, per tutta l'Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo cuore. Misericordia per tutti, o Madre di misericordia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Degnati, benevolmente, o Maria di Santerci, Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle sue grazie e delle sue misericordie. Tu siedi, coronata Regina, alla testa del tuo Figlio, splendente di gloria immortale, su tutti i cuori degli angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono gli stessi cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché i figli ingrati e i deboli della tua protezione, non sapremo a che rivolgerci. Il tuo cuore di madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti. Il bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica corona che vediamo nella tua mano ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri e oggi stesso per te aspettiamo le sospirate grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Un'ultima grazia. Noi ora ti chiediamo, Regina, che non puoi negarci questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l'amore più costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedice Maria in questo momento il sommo pontefice, agli antichi splendori della tua corona, ai trionfi del tuo rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiunga con questo madre, concedi il trionfo alla religione e la pace alla umana società. Benedici i nostri vescovi, i sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l'onore del tuo santuario. Benedici infine tutti gli associati al tuo tempio di compagni e quanti coltivano e promuovono la risoluzione.